Se questo video arriva a 1000 like, chiedo a ChatGPT un allenamento speciale da fare in palestra. Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi per una giornata da capo ultras con i tifosi del Boca Junior. Che dire ragazzi, ormai il risultato della finale lo sapete, ma vi voglio portare con me al mio cammino, a quello che è stato la finale e dove l'ho visto, ovvero con la Peña di Milano del Boca Junior, con dei tifosi fan club del Boca Junior qui a Milano in Italia. Quindi vi invito a lasciarmi un commento, un like, condividere con gli amici, attivare la campanella così vi arrivano i video in tempo reale. E niente, andiamo a goderci lo spettacolo e quello che è stata la finale tra Boca Juniors e Palmeiras a Milano. La pioggia che sta cadendo è tantissima ragazzi. Un occhio sono anche a Bergamo perché sta giocando l'Inter, che sta vincendo con un gol di Çalhanoğlu. Sono sincero e non so neanche quale zona mi trovo. San Donato può essere la zona? Non so neanche quante persone ci possano essere oggi al bar. Non so nulla sinceramente. Pure io ragazzo sono fradicio, guarda. Ho i piedi bagnatissimi. Secondo, ma guardate come piove. Ok ragazzi, pensavo di essere più lontano, ma invece sono qua ragazzi. Sono qua, sono arrivato. Erano quelli che stavano parlando qua sulla mia destra. Qui è la peglia del Boca Juniors di Milano. Quindi adesso vedremo, dai. Andiamo a vedere, andiamo a prendersi qualcosa da bere e da mangiare innanzitutto. Siamo dentro ragazzi, anzi forse fuori era un pezzo, sono pronti. Là vediamo cosa sta succedendo. Stanno intervistando. Nato, guardate le scarpe ragazzi, guardate le condizioni delle scarpe. Così che sempre sta. No! Nel mentre abbiamo trovato anche i tifosi dell'Inter, seguendo quella dell'Inter ragazzi. La partita è finita ragazzi, ha vinto l'Inter 2-1 e quindi adesso può iniziare lo spettacolo. Il fernet è stato preso ragazzi, quindi adesso ce lo proviamo. Aspettiamo la partita fuori. Posso uscire per entrare? Come in discoteca di solito? No, sì, devi fare. Ecco come piove qua. E te Boca, muchacho! In Bangladesh, cosa mi dicevi del Bangladesh? Bangladesh, Argentina, Brasil. Tanti? Molto. Vamo Argentina, vamo Boca Junior. Dale Boca. No ragazzi, il signore qua ci vuole dire che in Bangladesh ci sono tantissimi tifosi che tifano Argentina, Brasile nei mondiali, ma anche molti tifosi del Boca Junior, verrà? Sì. Vero? It's true. Io non parlo bene l'inglese ragazzi. Lo unico che te pio animo su. Allora ragazzi, girando per di qua abbiamo trovato un ragazzo che mi ha fermato e mi ha raccontato un attimino la sua storia. Vai, raccontala tu velocissimo. No, il mio nonno ha fatto ida e vuelta, andata e ritorno con l'Argentina, con i miei bisnonni. E quindi per questo te hai questa roba del Boca Junior, il cappellino? Sì, no, ma non ho imparato il castellano Argentina, però ha tramandato questa passione e ha avuto il fiuto di tornare in Italia, perché sono due paesi simili, molto simili, un legame ragazzi, siamo la stessa cosa, 10.000 chilometri, però è la stessa cosa, sarebbero il manco 100. Come disse anche, mi ricordo, Jorge Luis Borges, un argentino e un italiano che parla spagnolo, praticamente la stessa cosa. Sì. Chi vince? Por penales. Por penales. Por penales. A la Boca. A la Boca. A la Boca. A la Boca se vive mejor, loco. ¡Vamos! Vengo a ver. Ni la muerte nos va a separar. Y a mí no me interesa que calla jugué. No quiero visitar, que yo te vengo a ver. Yo te quiero de verdad. Quiero la libertad. Yo la alegría de mi corazón. Alenta, porque no soy. Mi Boca, la alegría de mi corazón. Boca, vamos.
ci siamo, la prima parte la passa. Non para la letra, passando salio, passando jugador, dado por yo te sigo a toda parte. Gracias por salir campeón. Eso es un cagón. È stato l'inno argentino, adesso l'inno brasiliano. Che la partita abbia inizio, ragazzi, pronostico mio 1-0 Boca di Cavani. Forse rigore, vediamo. Era fuori gioco, ma è fuori gioco. L'ultima che le chiede il gioco. L'unica che il Boca non è riuscito a star dietro. Ale, ale, teremo la Coppa. Intanto è iniziato il secondo tempo, ragazzi. Vamo. Io sono... Comunque siamo arrivati ai supplementari, il Boca ha pareggiato, non mi ricordo neanche a quale minuto, so che ha pareggiato con Fabra. Fabra, giusto? Con Fabra? Advíncula! Con Advíncula! Advíncula, lui si Advíncula. Non ci sto più, non ci sto più. Quanto sai con ragione, per il sogno del mio, perché nel Maracanã, la pirata rosa su Giara. Allora ragazzi, è finito il primo tempo supplementare, hanno segnato due rossi durante il gol, giallo, dopo giallo, rosso, una cosa assurda, poi un pugno di Fabra, una cosa assurda. Andiamo per il secondo.
rimanga male, c'è gente che piange anche qua.